sedute in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che termina a 26.106,77 punti. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il Nasdaq 100, che arriva a 7.510,68 punti. Poco sopra la parità il Nikkei 225, più 0,4%. Sui livelli della vigilia l'indice cinese, meno 0,03%. Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali borse europee, che fanno un passo indietro. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%. Pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,27%. Discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo meno 0,3%. In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il comparto tecnologia con un calo di meno 2,08%. Si muove in profondo rosso ST Microelectronics, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,71% sui valori precedenti. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi al consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. È previsto ancora questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle vendite al dettaglio, che della fiducia consumatori dell'Università del Michigan,